6 febbraio 2014, più o meno saranno le 2:30, 3. Siamo sempre nell'incrocio di Piazzale della Ozieres e Via Libertà e iniziamo a riprendere un poco tutto. Allora, in questa zona qua che sto riprendendo è una zona praticamente che passano i bambini dalla scuola, e praticamente questa zona quando è allagata non si può camminare, e poi anche molto pericolosa, a parte anche sporca, come si può vedere, zona abbandonata, come si può notare. Qua ci sono anche delle giostre, non viene mai pulito da questa parte, torna alle giostre, quindi il comune non viene a pulire e questi commercianti pagano le tasse, ricordiamo. E poi, ritornando sempre a dire che è molto pericoloso, guardate qua, guardate, ferri addirittura piegati, qualcuno si può far male seriamente, e poi sporchizia. Guardate qua, questo è un ferro praticamente fermo là, pericoloso, quindi non diciamo sciocchezze. E poi la monnezza, segnalato tutto per iscritto, sempre con fotografie, al sindaco e all'ufficio ambiente. Questo è stato messo per iscritto, guardate che schifezza, guardate i sacchetti là in fondo. Ripeto, siamo vicino alle giostre, buche per la strada, quindi qualcuno si può anche far male. Qua c'è un passaggio per i bambini, e qua devono passare i bambini del quarto circolo, una vergogna. Quindi non siamo, non vogliamo fare critica, ma vediamo i fatti, sacchetti abbandonati. Quindi, come si può vedere, non racconto sciocchezze. Sindaco, questo è stato anche segnalato, ripeto, tutto per iscritto. Lei non risponde, non capisco perché, a meno per un rispetto istituzionale e anche rispetto dei cittadini. Io resto sempre in attesa per rientrare in consiglio comunale, sperando la serietà del PD. Ritornando a noi, ecco qua, come si può vedere, buche per la strada. Qua si praticamente allaga e i genitori non possono camminare nelle pozzanghe, sono costretti a camminare in mezzo alla strada. Quindi si può vedere la strada e come devono camminare i genitori. Questo è l'incrocio piazzale della OGS Via Libertà, là c'è la centralina elettrica, che là pure c'è immondizia. Qui sono le giostre, andiamo verso la centralina e guardiamo qua che immondizia che ci sta, pure segnalata.
quindi non c'è bisogno di fare commenti. E poi andiamo proprio all'incrocio qua di Piazzale dell'Algesse, via Libertà, che sempre non si può